Hey Goodyear, ciao e un bentornato da Carlo. Andiamo a vedere cosa combina il computer. Come? Tramite il monitor. Ad esempio, ti potrei dire che cosa guardi, o meglio, cosa stai guardando in questo momento? Beh, pensa bene alla risposta, anche se credo che hai capito. Avrei visto di certo il titolo. Ora parliamo di monitor. Non è un televisore, o meglio, non solo. Cos'è un monitor? Tecnicamente è un dispositivo simile ad una TV, che permette di rappresentare in maniera grafica i dati elaborati da un computer, o meglio dalla sua scheda grafica. Esternamente ha tutto l'aspetto di un televisore, ma in realtà non è così. Per dirla tutta, prima non era così. Alcuni degli attuali monitor hanno la possibilità di funzionare anche da televisori. Ma partiamo dall'inizio. Già alla lezione scorsa si è accennato alla preistoria, parlando di un computer. Beh, se li hai usati, avrai notato che era possibile visualizzare ciò che combinavano tramite un collegamento al televisore sfruttando il cavo di antenna. Poi l'interfaccia si è trasformata in presa SCART o connettori RCA. L'evoluzione delle caratteristiche della grafica ha portato alla nascita dei primi monitor dedicati a tubi catodici, cassettoni molto spartani a cui era possibile collegare l'uscita video del PC tramite il connettore VGA. Infine, siamo ai giorni nostri in cui si è passati ai monitor al plasma, LCD e LED, anche per via legislativa che ha reso fuori legge i TV e monitor a tubi catodici. Da questo fatto, il brusco abbattimento dei costi, l'innalzamento delle dimensioni dei visori e un dannato incremento di scarichi di immondizia tecnologica che ha portato moltissime persone a gettare dispositivi funzionanti per acquistarne di nuovi a schemi piatti. Detto questo, oggi puoi anche trovare dei monitor puri o televisori che hanno anche altri ingressi video come RCA, VGA, HDMI, eccetera. Ma quale scegliere allora? Ma direi che nella scelta dei monitor eviterei di scervellarti più di tanto, tentando di comprendere tutte le caratteristiche tecniche ed eseguire un'improbabile iperricerca di mercato. Non perché non sia importante, ma stai per acquistare o utilizzi un monitor TV mediamente di 17-22 pollici. Diverso il caso in cui tu debba comprarne uno per esigenze particolari. Quindi la filosofia dominante è comprare qualcosa di cui hai bisogno, l'essenziale. Per facilitarti la scelta, direi di andare abbastanza tranquillo e controllare solo il valore, prezzo e dimensioni dei monitor. Se hai problemi di spazio ed il computer è sulla scrivania, dove risiede anche il televisore, è ovvio, comprerai un TV monitor. Pagherai un po' di più, ma almeno non avrai due dispositivi nello stesso spazio. Non mi getterei sui TV monitor Full HD o ancora 3D, perché per visualizzare le potenzialità dovresti dotarti anche di hardware di PC che supporti tale standard, altrimenti andrebbero sprecate tante prestazioni ed inoltre ad oggi non sono molti i programmi TV gratuiti che forniscono appieno queste risoluzioni. Le risoluzioni standard video possono essere così rappresentate in questa figura. Molte persone fanno confusione tra le varie sigle a causa anche di una non completa informazione presente in giro. Non ti nascondo che anch'io all'inizio avevo qualche difficoltà, ma già leggendo questa figura risolvi gran parte dei problemi. Appena si legge o si sente la sigla HD, High Definition, alta risoluzione, subito si immagina la massima risoluzione possibile, che attualmente, ricordo oggi, è 1920x1080 pixel. Ogni risoluzione compresa tra tali parametri e quelli dell'HDTV, cioè 1280x720 pixel, sono sì in alta risoluzione, ma non la massima, ossia il termine Full HD. Anzi, a voler essere preciso, non è proprio così. Infatti in Giappone stanno già sviluppando in via sperimentale un formato definito Ultra HDTV alla stratosferica cifra di 7680x4320 pixel. Quindi attenzione quando acquisterai allora. Il futuro?
È già cominciato. Ti ricordi parlando dei mouse e delle tastiere? Entrambi non li utilizzeremo più perché? Semplicemente perché sono già in circolazione monitor a tecnologia touchscreen. Praticamente avremo solo un case ed il monitor col quale interagiremo col tatto. Forse. Correva l'anno 1977 ed una scena di uno straordinario film rimase impressa nella mia mente. Ti ricordi una frase del tipo? Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Nella prossima lezione conoscerai la periferica che rende vivo un computer, il modem router. Ora non mi resta che salutarti. Un forte abbraccio. Ciao, a presto da Carlo e alla prossima.